Amiche e amici delle bombe di Vlad, siamo qui per un nuovo appuntamento della nostra rubrica Il calcio nel mercato. Anche oggi parleremo di calcio giocato e calcio mercato con un membro della nostra redazione e una figura molto importante per le bombe di Vlad, anche un focus on, e avremo un ospite, Francesco Tripodi, di Calcio Style, con cui parleremo anche di Juventus. E faremo una panoramica soprattutto in funzione, soprattutto in virtù della gara che la Juventus giocherà contro il Lione la settimana prossima. Però prima di iniziare vi presento subito i miei compagni di viaggio, chiamiamoli così. Buonasera, Salvatore. Salvatore. Ah, un attimo, Salvatore non c'è, quindi vi presento Gianmaria Romano. Ciao Gianmaria. Il Ciao, nostro opinionista della serata, con lui parleremo e commenteremo meglio le varie trattative e le varie notizie che affronteremo. Poi vediamo se Salvatore è disponibile. Eccoci, eccomi. ciao Salvatore, ci siamo. Ciao, Ecco buonasera a tutti, ciao ragazzi. il nostro esperto di mercato. Buonasera a tutti e due. Ciao, Allora, ciao. con voi. Prima di iniziare, quindi di entrare nel pieno del nostro focus, il calciomercato, volevo soffermarmi però qualche minuto sul calcio giocato. Sabato inizia l'ultima giornata di Serie A. Questo campionato, questo lungo campionato, sta per concludersi. E quindi volevo chiedervi un parere su questo campionato, alla luce anche dei verdetti che sono già usciti, quindi Juventus campione d'Italia. E le squadre già qualificate alla Champions League. Come ti è sembrato questo lungo campionato, Salvatore? Ovviamente è stato un campionato un po' anomalo, dovuto anche allo stop per il Covid. Personalmente è stato lo scudetto più brutto vinto dalla Juve dei 9, per come ha giocato, per i gol che ha subito. È stato uno scudetto che la Juve ha vinto più per demerito degli altri, più perché non c'era una vera e propria antagonista, perché dopo il Covid sia la Lazio che l'Inter sono venute meno. Soprattutto l'Inter ha perso punti importantissimi con Bologna e Sassuolo, che hanno poi condizionato il cammino e hanno quasi regalato lo scudetto alla Juventus, che di passi falsi quest'anno ne ha fatti davvero tanti, forse troppi. Per il resto, oltre alla sorpresa in negativo di Napoli, che entra in Europa dalla porta secondaria, anche se ha portato un trofeo, cioè vincendo la Coppa Italia, per il resto più o meno le squadre che sono andate in Europa sono quelle che tutte ci aspettavamo. L'Atalanta si dimostra ancora ormai una grande del nostro calcio. Lazio, dopo tanti anni, raggiunge il traguardo Champions, appunto in corso per tanti anni, mentre in coda c'è questa ultima sfida fra Genova e Lecce. Ma visto le partite, Genova contro il Verona e Lecce con il Parma, sulla carta il Genova al momento è favorito per la permanenza in Serie A, mentre Spal e Brescia hanno salutato il campionato già da un bel po'. Questo è un po' il È sunto di tutto. proprio alla luce di quanto detto da Salvatore, Gianmaria, secondo te il Lecce ha ancora speranze di rimanere in Serie A oppure è condannato alla Serie B? A livello matematico, naturalmente, il Lecce ha delle possibilità, però penso che l'esperienza della rosa del Genoa, della società del Genoa, e il fatto di affrontare anche una società che presenta molti ex genoani, amici sostanzialmente del Genoa come Juric e Miguel Veloso, presenti, diciamo, pochi problemi, tra virgolette, per il Genoa. Non credo che il Lecce riuscirà a salvarsi da Piero, nonostante a parer mio lo meriterebbe più forse del Grifone, però l'unica cosa che voglio dire, però non essendo molto d'accordo con Salvatore, è sulla Juve. Secondo me la Juve non ha vinto per demerito degli altri, cioè mi spiego, è vero che rispetto agli anni scorsi non c'è stata una reale antagonista perché la Lazio dopo il Covid causa una rosa ristretta, una rosa non da lotta al primo posto, ha abdicato sostanzialmente alla lotta vera e propria. La stessa cosa l'Inter, perché nonostante sia stata elogiata, naturalmente parlo sempre a parere personale, nonostante sia stata elogiata più e più volte all'inizio della stagione, non presentava e non presenta comunque una rosa da scudetto. Quindi, secondo me, la Juve comunque, nonostante i difetti, nonostante i problemi, nonostante i gol presi, fatti, è stata comunque la più continua.
e quindi sicuramente ha meritato più delle altre la vittoria del campionato, a parer mio. E proprio in relazione a quanto detto, però, volevo soffermarmi un attimo su un giocatore, e questo giocatore ha vinto la Scarpa d'Oro perché ha fatto 35 gol, ha fatto un gol più di Robert Lewandowski, quindi volevo chiedervi un commento su, a tutti e due, su Immobile. Cioè, Immobile criticato da molti, anche da molti laziali, però comunque ha fatto 35 gol in campionato, poi al di là dei rigori, però giustamente mi fanno notare i rigori, poi bisogna anche segnarli. Quindi, secondo voi, Ciro Immobile è adesso in questo momento l'attaccante più forte che ha la nazionale italiana, e soprattutto come giudicate la sua stagione? Vai, Gianmaria. Sì, vai. No, innanzitutto la prima risposta è no, non è l'attaccante più forte per quanto mi riguarda, nel senso che non è il prototipo di calciatore che rispecchia i miei ideali di calciatore. Per me l'attaccante più forte attualmente nel panorama calcio italiano è Belotti, ma per un semplice motivo, perché da solo riesce a trascinare una squadra che, per quanto abbia delle buone individualità, è una squadra abbastanza mediocre come il Torino, riuscendo a tenere veramente l'attacco da solo. Immobile gioca in più modi, ecco. Immobile è un attaccante che gioca in un solo modo, a campo aperto, dove c'è spazio. Sarei curioso di vedere Immobile in una squadra come Juve, come Napoli, come Inter, dove spazio in partite contro queste, giocate da queste squadre, spazio non ne trovi, e quindi vorrei vedere poi la qualità tecnica di Immobile fino a dove possa arrivare. In ogni caso, tu hai detto 35 gol, potrebbe superare Nordal, ha superato Nordal, potrebbe a meno uno, cioè, a pari gol di Nordal, ma meno uno da Higuain. Io spero di no, nonostante tutto spero di no, per un semplice motivo, perché supererebbe un giocatore di calcio stratosferico. Higuain quei 36 gol ne ha fatti, mi pare, se non sbaglio, 3 sul rigore, e ne ha fatti non so quanti di pregevole fattura, e sinceramente è un punto d'arrivo che spero resti Higuain per la qualità del calciatore, per la qualità di quella stagione. Detto questo, per Immobile non nutro sentimenti negativi, però naturalmente non rappresenta per me l'attaccante che può far vincere l'Italia all'Europeo o il Mondiale, sicuramente. Bene. Salve, invece ti giro a te una domanda che ci è arrivata tra i commenti. Immobile o Higuain? Vabbè, una bella gatta da pelare. Higuain senza sé e senza ma. Cioè, se parliamo di calciatore, Higuain è un calciatore completo. Certo, nell'ultimo anno non ha dimostrato grandi cose, si è un po' fuori forma, ma l'Higuain che abbiamo conosciuto a Napoli, i primi anni di Juve, non ha nulla a che vedere con Immobile. Immobile è il giocatore che, se ha l'occasione, spesso e volentieri la butta dentro, ma io ricordo che comunque Immobile ha tirato 16, 15, ho perso il conto, dei rigori che ha ricevuto la Lazio, perché altrimenti questo record di Higuain non sarebbe stato mai messo in discussione. E colgo l'occasione proprio per dirvi che nemmeno involontariamente il Senza Filtri, che è la rubrica che esce il venerdì sul nostro sito, parlerà proprio del record di Higuain e di Immobile, e più o meno a larghi tratti Gianmaria, non leggendo ancora il mio articolo che uscirà domani, ha anticipato un po' di cosa parliamo, perché ho parlato sia dal punto di vista tecnico, che appunto Higuain, gol 3 sul rigore e poi pregevole fattura, e anche soprattutto dal punto di vista sentimentale, di come un tifoso del Napoli sta vivendo questo momento, questa situazione, perché sui social se ne leggono di tutti i colori, pro e contro il record di Immobile, proprio per toglierlo appunto ad Higuain, famoso, come dicono i tifosi del Napoli, traditore. Che poi, quindi, ricordiamo, domani, ci sarà che poi ci sarà proprio Immobile contro il Napoli sabato. Esatto, quindi sì. È anche è un bella bel... storia. Sì, una bella storia. Mi invito storia. A leggere l'articolo domani, lo approfitto per pubblicizzare il mio articolo e il nostro sito con il Senza Filtri che uscirà domani. E infatti, come commentano giustamente, i rigori bisogna saperli tirare, che è il commento che ho fatto anche all'inizio della domanda, perché anch'io la penso in questo modo. Comunque i rigori... Sì, bisogna dire che Higuain ne sbagliava tanti di rigori, questo è vero. Questo è vero, e i napoletani se ne ricordano più di qualcuno, immagino. Anche l'Argentina. Da un tema caldo volevo passare a un tema caldo e spinoso, quale quello relativo ai diritti TV.
Ora, noi stiamo parlando da giorni, da settimane, di una guerra in atto tra Lotito e Aurelio De Laurentiis e il broadcast Sky. Salvatore, ti chiedo, visto che stai vivendo la situazione molto da vicino e molto nel dettaglio, vuoi farci una panoramica generale su questa guerra e su quelli che sono anche i possibili sviluppi alla luce anche delle dichiarazioni odierne De Laurentiis? Sì, allora, il tutto è partito ad inizio luglio. Noi abbiamo in esclusiva assoluta, tramite la nostra indiscrezione, abbiamo proprio parlato di questa guerra che Lotito, ADL e Ferrero hanno mosso, diciamo, tra virgolette, nei confronti di Sky, proprio per cambiare il modo di vendere il prodotto calcio. Successivamente poi sono state conferme, sono state riunioni e tutto ha portato comunque ad un incontro positivo tra i presidenti, per stessa ammissione anche di Setti, di Ferrero. Alla fine bisogna capire adesso come evolve la situazione, perché nella giornata di odierna De Laurentiis ha proprio parlato dei diritti TV, affermando che devono guadagnare gli altri, oppure dobbiamo essere bravi noi a mantenere da soli i nostri club, appropriandoci appunto proprio dei diritti TV e vendendoli, tra virgolette, in prima persona, senza affidarci a nessun broadcaster. È la stessa cosa è arrivata anche da Delfino, che nella giornata sempre odierna ha dichiarato che ci sono tantissime offerte e la deadline dovrebbe essere il 25 agosto, e appunto, come stavo dicendo, ci sono delle grosse offerte da diversi broadcaster, si dice così, che non è Sky, ma se vado un attimo a memoria, comunque c'è il gruppo Amazon, c'è il gruppo Netflix, cioè si valutano tantissime e tantissime possibilità. È tutta una questione in divenire, non è semplice da sbrogliare la matassa, ma si va verso cioè Sky si allontana clamorosamente dal calcio in questo momento, proprio per una scelta precisa. Se posso confermare questa cosa che stai dicendo, proprio una notizia di oggi, secondo la quale Netflix stia per acquistare i diritti del calcio francese e inglese. Esatto, cioè si Non stava è cercando per arrivare. chissà quanto innovativa, perché ci hanno già anticipato, come al solito Sì, accade. Quindi. ci sono proprio dei broadcaster che fino ad ora non hanno mai pensato al calcio, che stanno pensando appunto di investire nel mondo del calcio, e qui cambia tutto, cambia il modo di vedere le partite, cambia il modo di vendere le partite. L'idea originaria è quella di creare un canale della Lega, così come voleva fare Canale Mediapro. tematico, sì. Un canale tematico, si è parlato anche di prezzi, si parlava di un 30 euro al mese per seguire tutto il calcio, come prezzi diciamo che non è che siamo bassissimi, però a differenza appunto di Sky, ad esempio, puoi comprare solo il calcio e vedere solo ed esclusivamente il calcio, e non sei obbligato a comprare altri pacchetti. Quindi il presidente del Napoli, Renzi, si sta facendo portavoce di questa battaglia per cercare di vendere al meglio il prodotto televisivo, per guadagnare anche di più, vendendolo appunto in maniera diversa. Per una E poi situazione in divenire, che ci saranno sicuramente tantissime, tantissime puntate, tra virgolette, a seguire sarà su questa un'altra lunga vicenda. telenovela. Sicuramente. Vai, vai, scusate, dimmi. fare 2 più 2, cioè De Laurentiis è molto amico con Grandinetti, CEO Amazon. Con Amazon già lo scorso anno, ma in una trattativa che andava avanti già da 3 anni, il Napoli ha fatto quel canale di vendita e-commerce delle maglie per lanciare le nuove maglie, eccetera. Amazon ha un canale TV sostanzialmente dove trasmette serie TV che tra l'altro sta andando sempre meglio nel tempo. Facendo 2 più 2, io se è De La Laurentiis strada qua lì. di questa iniziativa, io starei molto attento, insomma, a quel ponte lì di rapporti. Perfetto. Ora, passando da questa telenovela ad un'altra, volevo allargarci un attimo a quello che è il nostro focus principale, ovvero il calciomercato. Come abbiamo affrontato la trattativa Osimhen, penso che sotto gli occhi di tutti, l'abbiamo vista nel dettaglio e adesso chiederò a Salvatore passo passo, o meglio, quelli che sono gli ulteriori sviluppi e se c'è qualche aggiornamento sulla trattativa. Poi volevo ricordare che a breve entrerà anche il nostro ospite Francesco Tripodi, con cui parleremo di Juventus, e poi ci sarà la nostra classica carrellata sul calciomercato.
Ora, tornando ad Osimhen, la telenovela Osimhen possiamo dire che è quasi conclusa? Ci siamo? Io toglierei anche il quasi. Ormai Osimhen, mancano le firme, manca il famosissimo tweet che oggi arriva, domani arriva, dopodomani arriva, ma prima o poi arriverà. Ma manca solo quello, perché ormai si stanno limando gli ultimi dettagli, si sta sistemando un po' la situazione Karnezis, che da Napoli si trasferirà in Francia. C'è da valutare anche l'inserimento nella trattativa di del capitano della Primavera Azzurra, Manzi, e quindi anche lì ci sono delle cose da sistemare, ma alla fine sono soltanto dei piccoli dettagli, ma in realtà Osimhen è un giocatore del Napoli già da un bel po'. Si sta ricamando, si sta facendo, ma alla fine l'operazione che sui 50 milioni di euro più o meno, un'altra grande operazione di Giuntoli che pagherà il giocatore in 5 tranche, in 5 anni, quindi è un investimento corposo, ma che comunque peserà poco sulle casse e sul bilancio della società azzurra. Osimhen E proprio è azzurro. Osimhen, Gianmaria, secondo te Osimhen è il giocatore che fa il caso del Napoli e soprattutto cosa porta a questo Napoli Osimhen rispetto agli attaccanti già in rosa, come per esempio Mertens o Petagna, che arriverà anche lui a breve? Allora, per rispondere alla prima domanda, se è il giocatore che fa il caso del Napoli, secondo me, considerando, lasciando un attimo da parte quello che è l'investimento economico, seppur importante, bisognerà aspettare. Osimhen è un calciatore che verrà a stare alle spalle di un top comunque del campionato, quale Mertens, e quindi avrà tutto il tempo di crescere perché probabilmente, non è certo, Salvatore lo saprà meglio di me sicuramente, ci sarà anche Petagna con cui condividere il reparto, e sono tre giocatori completamente diversi, nel senso che Mertens, non ve lo devo spiegare che tipo di calciatore è. Petagna è un profilo che si avvicina molto di più al giocatore che sta partendo, cioè Milik, è un calciatore che, tra l'altro, anche lui mancino, viene a prendersi molto la palla, fa sportellate, ha un'ottima tecnica di base, un ottimo sinistro. Osimhen è un calciatore che già dalle prime battute di Gattuso capiamo come debba andare completamente a stravolgere, a cambiare il reparto offensivo del Napoli, perché è un calciatore che va in profondità, è un calciatore che va sullo scatto, che sta sulla linea del fuorigioco, non è un calciatore con cui dialogare, non è un calciatore con cui costruire l'azione dalla tre quarti, ma è un calciatore che appunto sta in area, che è pronto a fare gol e che deve, come diceva oggi Salvatore in trasmissione, essere la panacea di tutti i mali, no? Del Napoli, perché poi se vediamo il Napoli delle ultime settimane, è un Napoli che crea 20, 30, 40 occasioni di gol a partita, ne fa zero, e sostanzialmente se il Napoli prenderà Osimhen sarà esclusivamente per questo motivo. Personalmente credo che sia un giocatore per cui è stata spesa una cifra, secondo me, assurda, nel senso 50 milioni di euro da bonus, dilazioni, quello che volete, ma è un giocatore che costerà 50 milioni di euro al Napoli, un ingaggio importante. Non lo so, è una scommessa perché è un ragazzo di 21 anni che ha fatto 13 gol in Liga, sicuramente non è un campionato dove si testa effettivamente la forza di un calciatore, però so anche che mi devo fidare di un DS come Giuntoli che fino ad ora ha sbagliato poco e nulla. Penso a Elmas, penso a Fabian Ruiz, quindi spero che sia poi effettivamente la risoluzione dei problemi del Napoli. Salvatore, volevo girarti proprio una domanda di Riccardo. Secondo te Petagna arriva a Napoli per rimanere oppure verrà usato come pedina di scambio? Allora, da quello che sappiamo al momento dovrebbe restare. Poi il mercato inizierà a settembre, finirà a ottobre, possono succedere tantissime cose, ma al momento dovrebbe restare in rosa. Io voglio un attimo completare il discorso che facevo prima Gianmaria, perché poi su Osimhen ci tengo particolarmente. Io sono convinto che sia, è vero che l'investimento è corposo, quindi sono d'accordo che investire 50 milioni su un giocatore di 20 anni è una bella scommessa. Io oltre che affidarmi di Giuntoli, mi fido anche di quel poco che ho visto. Anzi, qualcosa ho visto anche quando giocavo allo Charleroi. E posso assicurarti che Osimhen è un diamante grezzo. È quel giocatore che serve al Napoli perché è l'unico in questo momento che può dare quell'alternativa al Napoli. Io immagino già il Mertens che va incontro, fa girare palla sugli esterni, spesso si scambia la posizione con l'esterno. In alcune partite già vedo Petagna nei momenti di difficoltà a proteggere palla, prendere fallo perché è bravissimo in questo, allargarsi anche spesso sulla sinistra, sulla destra. Per poi con il sinistro lanciare le mezzali,
e poi mi immagino un Osimhen, faccio un esempio recentissimo, nella sfida contro l'Inter, in alcuni casi il Napoli aveva delle praterie alle spalle dei difensori, ma ogni qualvolta il centrocampista era pronto a lanciare, Insigne, Politano e Milik venivano quasi sempre incontro a prendersi il pallone e nessuno attaccava lo spazio in profondità. Ecco, una partita del genere è la partita perfetta per Osimhen, e tra big match e sfide europee dove le squadre saranno molto aperte, Osimhen può essere l'arma in più, premesso però che sarà la riserva di Mertens almeno per quest'anno. Ti faccio una domanda, visto che lo conosci. Sì. Che Gattuso deve completamente cambiare gioco, non modulo ma gioco. Gattuso come tipologia di gioco ama anche il giocatore che attacca lo spazio, l'abbiamo visto al Milan quando giocava Cutrone attaccava lo spazio e Higuaín veniva incontro, quindi gli piace avere entrambi i giocatori in rosa, perché è un tecnico che in base alla partita, in base all'avversario, decide l'attaccante da schierare, perché ti ripeto, contro una squadra come l'Udinese, contro una squadra come il Parma che giocano molto basse, Osimhen potrebbe andare molto in difficoltà perché ha bisogno di spazi, ha bisogno di scatenare la sua velocità. Invece, quindi sarebbe la partita ideale per Mertens, potrebbe essere la partita ideale per Petagna con qualche lancio lungo, qualche cross. Però io immagino le partite contro le big, come dove si giocherà a viso aperto, contro anche un Sassuolo che ti lascia giocare, o contro le sfide appunto europee in Europa League, Osimhen è un giocatore che può veramente fare la differenza e può dare quell'arma in più a Gattuso. Cioè Napoli con questo trittico ha i tre giocatori perfetti, in base alla partita può scegliere il proprio centravanti e può scegliere come affrontare il match. Bene, ora volevo ricordare, ho letto una domanda su David Silva Lazio, diciamo che la trattativa c'è ma ne parleremo a breve nella nostra carrellata di mercato. Volevo girarvi l'ultima domanda molto interessante e poi parlare di Juventus con il nostro ospite. Secondo voi, alla luce dell'arrivo di Petagna, di Osimhen e soprattutto dell'esterno destro che entrerà, non sono troppi lì davanti? E soprattutto mi ricollego proprio al nome citato, quello di Lozano. Lozano rimarrà a Napoli oppure andrà via? Chi comincia? Salvatore, vai. Allora, Lozano andrà via, resta una domanda di difficile risposta. Ti faccio rassegna, non è una notizia nostra, un'indiscrezione lanciata da un altro portale, mi perdonerete ma non ricordo il nome al momento, mi sfugge. Parlava appunto di, grazie mille Pietro, parlava appunto di un colloquio tra Mino Raiola e Gattuso che avrebbe portato alla decisione di confermare Lozano e di provare a dargli più fiducia. Da quello che risulta a noi invece le possibilità che Lozano possa partire sono concrete. Tutto è presto, anche su Lozano è presto, ma sono convinto che se arriva all'offerta giusta il Napoli difficilmente la rifiuterà. Il problema è vedere se arriva all'offerta giusta per un giocatore che comunque hai pagato tanto e ha reso poco. Quindi Napoli almeno 30-35 milioni per farà anche una piccola plusvalenza se dovesse venderlo a quelle cifre. È difficile, bisogna capire, non è il momento di sbilanciarsi sul futuro di Lozano. Per quanto riguarda la domanda invece, se non sono troppi, io penso che sono giusti. Con la doppia competizione, avere due per ruolo sugli esterni, avere tre attaccanti, come dicevo prima, con tre tipologie di caratteristiche diverse, e con Gattuso che comunque ama far ruotare i giocatori, non è un tecnico che si stabilizza su quell'11, con l'Europa League che c'è da giocare, che ti porta via molte energie, io penso che è meglio avere un attaccante in più, quindi 7, che 6, perché poi durante l'anno l'infortunio può capitare. Io resterei così personalmente e prenderei l'esterno a destra. Io se potessi scegliere, io confermerei Lozano, poi vediamo il mercato cosa dirà. E invece Gian Maria, secondo te Lozano rimarrà a Napoli? Secondo me no, secondo me andrà via in prestito, perché nessuno ti offre quelle cifre ad oggi e nonostante il giocatore dicesse 30-35 milioni per la plusvalenza, no, nel senso che pur considerando gli ammortamenti, considerando l'anno di Lozano a Napoli, comunque non riusciresti a fare plusvalenza, ma in ogni caso squadre che ti diano 30-35 milioni di euro non ne vedo. Detto questo, è possibile che possa essere dato in prestito, lo spero, magari ritrovandoci un nuovo caso Maximovic che dopo il prestito in Russia poi è tornato ed è diventato sostanzialmente un titolare, ma io personalmente lo terrei in rosa, perché un anno di ambientamento ci sta, il giocatore c'è come qualità, molto più secondo me di giocatori già in rosa,
a cui si fanno tantissimi elogi. Quindi io, fossi un dirigente del Napoli, lo terrei sicuramente. E sono d'accordo con Salvatore, perché sono giusti. Nel senso, avere tre competizioni, perché tu parti da campione della Coppa Italia, Europa League, naturalmente siamo tutti felici di andare in Europa League, immagino i tifosi del Napoli siano felici di andare in Europa League per cercare di competere, non come nel caso della Champions, dove sostanzialmente va a fare bella figura, ma per competere, per vincere, e quindi c'è bisogno di gente forte, ma fresca. E per il campionato, perché naturalmente c'è il rovescio della medaglia, cioè se hai una competizione europea che è meno dispendiosa, devi cercare di puntare, non dico alla vittoria del campionato, fossi nel Napoli, ma a tornare nelle prime tre. E detto questo, quindi sì, sono giusti, e in più, vedendo pure il gioco di Gattuso con Insigne, soprattutto, che molto spesso ce lo si ritrova in area di rigore a difendere, io credo che invece il Napoli abbia bisogno di giocatori che poi, sia durante la partita, ma anche nella partita successiva, nella partita infrasettimanale, eccetera, possano dare il cambio e non far scendere di qualità la squadra. Perfetto, ora mettiamo qualche minuto da parte il calciomercato e facciamo entrare il nostro ospite. Quindi do un bel benvenuto a Francesco Tripodi di Calcio Style, già nostro ospite in qualche live passata. Buonasera Francesco. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Francesco. Buonasera, ciao Francesco. Buonasera. E con te volevamo fare una panoramica generale sulla Juventus, anche in questo caso tra campo e calciomercato. La Juventus ha vinto il campionato, il nono di fila, e però ieri, sotto gli occhi di tutti, la prestazione è stata molto negativa, anche in virtù forse anche del fatto dello scudetto già conquistato. Cosa ne pensi della Juve vista ieri e in relazione alla Juve che vedremo contro la Roma fra 3-4 giorni? Allora, innanzitutto so per certo che hanno iniziato una mini preparazione proprio per diciamo, la piccola season di Champions League, no? Per cercare almeno di arrivare alla Final Eight. So per certo che quindi alcuni giocatori verranno risparmiati naturalmente con la Roma, se non addirittura, come ha detto Sarri, presenterà addirittura l'Under 23 in campo, anche se non ci credo. E comunque ieri diciamo che ha messo la formazione dove c'era bisogno di alcuni giocatori che dovevano mettere i minuti nelle gambe per poter far rifiatare i giocatori che comunque hanno giocato come tutto il campionato, come tutte le squadre di questo campionato, ogni 3 giorni, insomma. Quindi un Higuaín che era comunque acciaccato, ma bisognava farlo giocare per tenerlo caldo per la Champions, anche perché comunque Dybala non si sa se recupera. Stesso a centrocampo, dando minuti a Pjanic, che aveva rifiatato 2 partite precedenti, e in difesa comunque tenere, tra virgolette, Rugani caldo, anche perché ogni volta che gioca, insomma, ne fa una più del diavolo, insomma. Ultimamente sembra un altro giocatore, anche se diciamo che post-Covid non è stato mai brillante, anche perché sicuramente porta appunto i postumi comunque del virus, questo ragazzo comunque. Sì, E poi comunque ha giocato poco, molto poco. che poi Rugani è stato proprio il primo giocatore della Serie A colpito da Sì, coronavirus positivo. sì, sì. E visto che ci sei qui in live oggi con noi, volevo affrontare un tema spinoso e so che Salvatore è pronto per affrontare questo argomento, ovvero il Sarri polemico del post partita di Juventus Cagliari. Faccio una premessa. Sarri ieri nel post partita ha lanciato una frecciatina diretta alla Lega, sostenendo che la Lega ha messo 5 partite della Juventus in 12 giorni. E alla luce della Champions League, per Sarri è un'esagerazione. Secondo te, Sarri ha dosato le parole oppure ha voluto proprio rimarcare questa critica? E poi voglio fare una domanda a Salvatore. Inizio Sì.
Allora, innanzitutto è diciamo più che altro una provocazione che ha fatto per altre situazioni che sono successe qualche giorno fa di alcuni allenatori che comunque si sono lamentati perché magari gioca col Getafe e quindi Conte si lamenta perché gioca con l'Atalanta, però non è colpa nostra se Inter-Atalanta vale il secondo posto, insomma. Poteva fare punti col Sassuolo o comunque col Bologna e magari non si trovava in questa situazione. O comunque dicendo che da Verona a Milano servono 6 ore andando a piedi per arrivare a casa, quindi polemico perché sta uscendo a mezzanotte da una partita, arrivava alle 6 del mattino, quindi doveva fargli fare la colazione con latte caldo, i calciatori perdevano un giorno. Polemico Sarri lo è stato perché comunque Ranieri durante Juve-Sampdoria si era lamentato per varie situazioni. Però io dico una cosa e la dico a livello sportivo. Se noi andiamo a vedere il calendario, qualsiasi squadra ha giocato molte volte, tipo la Juventus, facciamo l'esempio, ha giocato che magari con la Sampdoria si riposava la Sampdoria un giorno prima e la Juventus invece aveva un giorno in meno di riposo. Però magari la partita successiva lo aveva un'altra squadra diciamo, questo vantaggio, se lo vogliamo chiamare come vantaggio. E poi diciamo che comunque si erano lamentati per gli orari perché alle 5 non si poteva giocare, alle 6 e mezza non si poteva giocare. Insomma, decidiamo pure che cosa vogliamo fare. Sappiamo che è una cosa tipica, sappiamo che è stato tutto, diciamo, un po' forzato, se non tra virgolette falsato, no? Diciamo. Comunque non si era mai giocato ogni 3 giorni nel campionato italiano soprattutto, però questa è stata la regola. Uno secondo me ci si deve solamente Attenere. tranquillo. Sì, infatti non serve fare polemiche, quindi neanche Sarri dovrebbe fare polemica, cioè ormai tanto comunque il campionato l'ha vinto. Diciamo che ha perso un'occasione per tacere, diciamo molto semplicemente. Come da inizio anno, insomma. E proprio ricollegandomi a queste parole, vedo Salvatore molto compiaciuto e volevo farti una domanda. Forse questo è l'ennesimo scivolone di Sarri nella stagione, perché ricordiamolo, Sarri è arrivato alla Juventus con l'indole di comandante di un popolo, però di un popolo tradito adesso. E proprio a livello mediatico c'era la preoccupazione se Sarri riuscisse a reggere quello che è lo stile Juventus, quello che per esempio era lo stile che aveva Massimiliano Allegri avuto nei 5 anni. Secondo te questo è l'ennesimo passo indietro fatto da Sarri in questo senso? Sicuramente, diciamo che se penso alla Juve, allo stile Juve, e se penso a Sarri, allo stile Sarri, sono due mondi che per me si sono incontrati per caso. Cioè io, Sarri alla Juve doveva portare il bel gioco che non è arrivato, quindi ci aspettavamo un miglioramento in campo. E stranamente mi è piaciuta più la Juve di Allegri che quella di Sarri, e io non sono un grande estimatore di Allegri. Quindi io mi divertivo di più guardando la Juve di Allegri piuttosto che quella di Sarri. Quindi per me, già dal punto di vista del gioco, Sarri ha fallito. Nonostante lo scudetto, ma è un parere che ho espresso prima, è uno scudetto che è stato vinto perché i competitors quest'anno sono venuti meno nel post-Covid, ma secondo me senza Covid sarebbe stata tutta un'altra stagione, ma con i secchi in mano non si fa la storia. Sarri intanto porta a casa il suo primo trofeo, ma per me gli scivoloni sono stati tanti e, come hai detto tu prima, ha perso l'ennesima occasione per tacere. Certo che fra lui e Conte forse non vogliono far sentire la mancanza di Mazzarri in Serie A e cercano di contendersi la palma del chi si lamenta di più, perché tutte Del lamentele pianina. che provano alla fine sono lamentele inutili, che come ha spiegato prima benissimo, cioè è inutile, veramente inutile. Poi io con Sarri ho un grandissimo rapporto da sempre, quindi, cioè da sempre, da un paio d'anni, quindi. Gian Maria, proprio ricollegandomi al commento di Vincenzo che ho appena messo qui sotto in sovraimpressione, secondo te era meglio il gioco mostrato dalla Juventus allegriana o dalla Juventus sarriana? E poi,
Secondo te quest'anno si sono visti sprazzi di sarrismo o di Sarrivol, che dir si voglia? Allora, intanto saluto Vincenzo, Riccardo che ci stanno seguendo. E, in secondo luogo, allora, io ho amato la follia Sarri, il Sarri di Napoli. Così come ho difeso da quello che ha detto Salvatore, che la Juve ha vinto più per merito degli altri, io continuo a sostenere che la Juve abbia vinto non per merito di Sarri, non per merito di un gioco di Sarri, ma perché è talmente più forte. A prescindere da Covid, non Covid, le squadre che quest'anno avrebbero dovuto lottare contro la Juve presentavano 12-13 calciatori in tutto e non avrebbero mai potuto combattere fino alla fine con la Juve, per quanto mi riguarda. Detto questo, non si può fare un paragone Allegri-Sarri. Allegri aveva una squadra con delle caratteristiche precise, se pensiamo alla prima Juve di Allegri e poi a ciò che è diventato. La Juve di Allegri era diversa. La Juve di Allegri, io la ricordo bene, giocava un quarto d'ora a partita, faceva due gol, ciao, la partita era finita, in porta non gli tiravi. Non era spettacolare perché appunto era una partita che durava sostanzialmente 15 minuti, però era una Juve finita, era una Juve solida, era una Juve forte con un'anima. La Juve di Sarri è una Juve che secondo me gioca come vogliono i calciatori, non come vuole Sarri. C'è qualche parvenza di gioco, qualche triangolo, qualche triangolino che io ricordo dai tempi di Napoli, però si vede che è proprio forzata come cosa, non è una cosa che i calciatori seguono alla lettera, ecco. Ma perché? Perché la Juve presenta delle caratteristiche non solo tecniche dei calciatori, ma proprio mentali, psicologiche. Ci sono calciatori come Chiellini, come Bonucci, come Buffon, come Ronaldo non lo nomino neanche, come Pjanic, che sono calciatori che sostanzialmente puoi dire quello che vuoi, ma tanto in campo ci fanno come vogliono loro. Ed è anche giusto che sia così, non sono calciatori a cui dare dettami. È lo stesso Dybala. E infatti, proprio alla luce di quanto detto, è eclatante l'episodio avvenuto in Juventus Torino in cui Sarri provava a spiegare a Cristiano Ronaldo il movimento da fare e Cristiano Ronaldo, quasi con una faccia Ma con perplessa, si girava dall'altra tutto parte. il rispetto di Sarri, ma Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo e più Cristiano Ronaldo 700, di 730 e passa con l'instaggio in carriera, quindi. Sarri, da quello, ma non credo che ci sia competenza maggiore di Cristiano Ronaldo in campo, perché poi una cosa è fare l'allenatore, una cosa è giocare la partita. Se Cristiano Ronaldo pensa che quello sia il movimento migliore da fare gol, per vincere la partita, io a occhio mi fiderei più di Cristiano Ronaldo che di Sarri, ecco, semplicemente. Se posso aggiungere una cosa, Pietro, scusami se ti Vai, interrompo. vai, vai. Io sono convinto che alla fine il sarrismo è stato inventato dai giocatori del Napoli e non da Sarri, nel senso che quel gioco è irripetibile perché anche al Chelsea, quello che ha fatto a Napoli non l'ha più fatto. Sono i giocatori che hanno permesso di creare questo famoso movimento, il sarrismo. Sarri ha dato le sue idee, ma con quei giocatori era l'unico modo per mettere in atto quel gioco e quel gioco sarà irripetibile, resterà nella storia, ma Sarri potrà allenare qualsiasi squadra del mondo, ma non sarà mai, non darà mai il gioco che ha dato a Napoli. Io sono convinto di sta cosa e resto convinto. Anche Sarri fra 2 o 3 anni alla Juve non cambierà nulla di quello che abbiamo Come visto. alla fine il tiki-taka di Guardiola è Esatto. diventato emblema al Barcellona, però non l'ha ripetuto né al Bayern Monaco né adesso al Manchester City. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma è come il primo amore, cioè nel senso non è la stessa cosa, poi cambia. A Spezia è stato un Sarri, alla Juve è stato un altro Sarri, se va al Bayern Monaco per dire sarà un altro Sarri ancora, ma perché anche qui poi sta la bravura di un allenatore, devi adeguarti a quelle che sono le qualità, le peculiarità di una rosa, inevitabilmente. Ora però volevo concentrarmi sul calciomercato, in Posso questo caso. Sì, vai, vai. dire una cosa? È anche vero che comunque allora, innanzitutto, cioè, non è un allenatore che, da Juventino, insomma, che faccia impazzire a noi tifosi, diciamo. Però, se vogliamo proprio dare tra virgolette, una carota, no, a Sarri, possiamo anche dire che comunque la squadra non è stata costruita per il suo gioco, comunque per il suo modo di far giocare, no? Ha preso due centrocampisti molto statici, che sono Rabiot e Ramsey, che non l'avrebbe mai preso,
diciamo comunque Sarri, no? Nel proprio gioco, considerando come giocava anche nel Napoli, ha cercato di mettere un trequartista dove nella Juve non c'è un trequartista, quindi ha bruciato Ramsey, ha bruciato Bernardeschi, quindi è stato un momento di difficoltà. Poi, come dite voi, sicuramente i senatori con Cristiano Ronaldo gli hanno detto: giochiamo noi, insomma, un pochino, no? È Però proprio, scusami, la frecciata finale di Sarri a Bonucci, secondo me, in parte voleva dire quello. Cioè, se avete vinto con me, vuol dire che siete veramente forti. Perché per dire io contributo, poi tutto sommato, non è che mi abbia dato tanto. Perché questa Juve, o con Sarri, o con me in panchina, probabilmente lo scudetto l'avrebbe vinto lo stesso. Da molti è stato visto anche come un segnale di umiltà di Sarri. sì. E un Però po' pure comunque. questo è vero, però un po' di umiltà l'ha messa, diciamo, soprattutto sui giocatori. Secondo me lui si è tolto questa aria da perdente, insomma, questa sofferenza del primo trofeo italiano. Vediamo un po', come diremmo noi, vediamo se avrà un'altra chance il prossimo anno, magari con un mercato più fatto per lui, insomma, comunque. Ecco, è proprio alla luce del mercato volevo affrontare due temi. Innanzitutto il tema del centrocampo. Il centrocampo è il vero problema della Juventus degli ultimi anni, più o meno da quando se ne sono andati Vidal, Pogba e Pirlo. Hai E, detto che è mandato via il centrocampo più forte d'Europa. quindi diciamo che le operazioni sono abbastanza mirate per migliorare a livello qualitativo soprattutto il centrocampo. È entrato Arthur, ma è uscito Pjanic. È entrato Kulusevski, che potrebbe anche essere utilizzato come mezzala. Quindi volevo chiedere a Salvatore per quanto riguarda la trattativa Zaniolo-Juventus, soprattutto in relazione alla nostra esclusiva, e se c'è anche qualcosina in più da aggiungere. Perché comunque, ricordiamolo, Zaniolo porterebbe quella qualità alla mediana di cui la Juve necessita. Salvatore? Io se, Mi senti? sento male, però se ho capito bene mi ha chiesto di Zaniolo Juve, giusto? Perché a un certo punto non ti ho più sentito. Allora, ne abbiamo parlato in... Posso, mi senti? A Sì, vai, posto. vai, vai, ti capisco. Abbiamo parlato in esclusiva una settimana fa, più o meno, dell'interesse concreto, della Juventus per Zaniolo, con un'offerta folle, quasi irrinunciabile. Di 70 milioni sarebbe un colpo sicuramente da 90 per la Juventus, che andrebbe a risolvere proprio i problemi di cui parlavamo prima a centrocampo. Immagino già un Zaniolo mezzala destra con un Kulusevski alto a destra nel tridente, sarebbe una catena davvero fantastica. Al momento bisogna valutare un po' le cose, perché la Roma ha bisogno di monetizzare, ha bisogno di soldi, ha tantissimi giocatori che sono in uscita, che sono al centro di operazioni di mercato, come Under, come Veretout. Bisogna risolvere ancora la questione Smalling, c'è la stessa questione Zaniolo, che ha fatto un po' discutere per l'episodio in discoteca che abbiamo seguito e riportato. Quindi è una trattativa comunque in divenire. Sarebbe un grandissimo colpo, l'offerta c'è, l'interesse è concreto, e se vi ricordate bene, un po' di tempo fa, non ricordo se erano 2 anni fa, quando uscì quella famosa lista di paratici su un Zaniolo, tavolo lanciata, c'era il nome di Zaniolo, che quindi è sempre stato un pallino del DS, e forse questo è l'anno giusto per affondare il colpo, visto anche le difficoltà societarie che sta attraversando la Roma. volevo chiedere a Francesco una delle ultime domande, se Zaniolo può essere il centrocampista per migliorare la mediana della Juventus. La Juventus più che migliorare ha bisogno di gol, nel senso che comunque mancano 10 gol di un centrocampista. Se pensi che dopo Ronaldo e Dybala e Higuaín, diciamo, quindi l'attacco, il marcatore che ha fatto di più è 4 gol ed è De Ligt, Un quindi difensore. cioè sì, ma non è per il discorso difensore, che proprio mancano centrocampisti, che tra virgolette poteva essere un Khedira, ma che ormai Khedira è comunque ormai quasi un ex calciatore, quindi non è più da Juve.
Ecco, forse Zaniolo ha quel passo in più, quella, come ha detto pure Salvatore, che si può, che permette poi di inserirsi, insomma, e magari vicino a Kulusevski potrebbero essere davvero una bella catena da quel lato. Anche perché poi ricordiamo che sarebbe comunque una squadra molto molto giovane, eh? Perché tenendo Pellegrini a sinistra avrebbero in campo quasi tutti i ventenni, tranne Ronaldo, facciamo sempre l'esempio di Ronaldo comunque, ma con Dybala 26 anni, Kulusevski 21, Zaniolo 21, De Ligt 21, Arthur facciamo finta. 24, quindi la squadra è abbastanza giovane. Sì, Bentancur 24, quindi sarebbe molto giovane. Milik 26. Ecco, Milik 27. visto che è stato nominato, io adesso Però noi parlavamo di titolari. chiedo un attimo a Salvatore una panoramica sulla prima punta della Juventus. E poi chiedo l'ultima domanda a Francesco, che so che ha un tema importante riguardo la prima punta della Juventus, e poi un parere a Gianmaria sul numero 9 della Juventus. Quindi, Salvo, come stiamo messi nell'attacco della Juventus? Allora, i due nomi più caldi al momento che girano e che abbiamo riportato sono quelli di Milik e di Zapata. Con Milik ormai l'accordo, come riportato in esclusiva sul nostro sito, risale ormai ad aprile. La Juve e Milik hanno già un accordo. Milik andrebbe di corsa alla Juve. Il problema in questo caso è la trattativa con il Napoli. La Juve cerca di inserire le contropartite, si è parlato di Bernardeschi, ma il Napoli in questo momento vuole solo cash e valuta il giocatore sui 30, 35, 40 milioni, quindi una cifra un po' alta considerato che il giocatore andrà a scadenza breve. Per quanto riguarda Zapata, anche lì è stata una nostra esclusiva, confermata poi anche da altri organi di stampa. L'offerta si aggira intorno ai 30 milioni di euro, è una cifra ritenuta bassa dalla Dea, che vuole molto di più. Quindi al momento ci sono dei sondaggi, ma il desiderio della Juve è chiaro: si cerca una prima punta che in rosa molto, molto probabilmente andrà a sostituire Higuaín, che dovrebbe lasciare il club. E Francesco, per un Higuain che esce c'è una prima punta che entra. Come Sì, dicevamo, è possibile anche un nome nuovo per la Juventus. allora, per quanto riguarda, diciamo, nella nostra relazione, ma è ancora. Non abbiamo il nome, stiamo lavorando perché quando ci siamo sentiti era già pomeriggio inoltrato. Diciamo, As dice che comunque la Juventus è forte su Gimenez, ma io non credo che la Juventus possa dare a Wolverhampton circa 80 milioni per quel giocatore, a meno che non c'è dietro Mendes che diciamo costruisce un mercato parallelo alla Juventus. So per certo che il colpo grande che volevano fare è al centrocampo, però stanno riflettendo e diciamo nel 2021 farlo proprio come per la punta. Però so che stanno riflettendo perché col discorso che comunque Kulusevski potrebbe fare come dicevi te anche la mezzala e comunque una breve ripresa, potrebbero magari puntare su un giovane, magari Locatelli, chiudere il reparto così e prendere magari una punta di spessore. Attenzione, io vi dico oggi, poi magari domani ci sentiamo anche con Diego, a due, diciamo, campionati, Germania e Francia. Attenzione lì, perché ci potrebbe essere un Mister X molto importante. Adesso ancora il nome non ce l'abbiamo e non voglio, tra Farlo. virgolette, sì, infatti. Perfetto. Allora, Gianmaria, ti chiedo un consiglio, cioè un parere flash sulla punta della Juventus. Secondo te sarà un giocatore affermato, quindi un giocatore di primissima fascia, oppure un comprimario? Molto flash. Allora, io credo che non sia Milik, per un semplice motivo.
perché Bernardeschi, cosa che nessuno ha riportato, ha appena passato praticamente i suoi diritti d'immagine all'azienda di Jay-Z, mi pare, o di Fedez, non ricordo. Comunque c'è un Sì, sì. problema di base riguardante i diritti d'immagine ed è l'unico calciatore che il Napoli vorrebbe dalla Juventus, mentre non prenderebbe in considerazione, o quantomeno non dovrebbe prendere in considerazione Pellegrini e Romero. Quindi, a meno che la Juve non faccia una serie di 45-50 milioni di euro cash dal Napoli per Milik, non sarà Milik. Detto questo, Milik non è giocatore da Juventus, così come non è calciatore da Napoli. Quindi, io credo che la Juve nell'anno prossimo punti molto su Dybala come attaccante, e che stia molto più attenta appunto al centrocampo e all'ala destra. Ma starei, come diceva anche Francesco, attento soprattutto alla Germania, perché a me c'è quella sensazione su Haaland che proprio non è Bravo, infatti. È un non ho nome in voluto. ambito Juventus, quello. Sì, E quello è il giocatore della Juventus, certo. No, anche perché anche settimana scorsa si sono incontrati Raiola e la Juventus alla Continassa. Naturalmente si dice sempre per il discorso Pogba, ma sappiamo che Pogba rinnoverà col Manchester United e dopo domenica scorsa con la qualificazione in Champions, il francese rimarrà quasi sicuramente a Manchester. Lì hanno parlato di altre cose, ma ci hanno detto di Donnarumma, ci hanno detto di Szczęsny, però Hollande è un nome. attenzione, attenzione al nome che è riuscito a farlo. Lui io invece l'ho nascosto, diciamo. Perfetto. Francesco, io ti ringrazio per questo tempo passato insieme e ti rinnovo l'invito. Quindi, quando vuoi, noi siamo qui per parlare sempre Perfetto. di Juve, magari con un nome proprio nel dettaglio. Ti saluto a nome di tutta la redazione e grazie mille per la disponibilità. Ciao. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Grazie a voi e buona serata. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ora, in questi ultimi minuti faremo la nostra classica carrellata di calciomercato e volevo partire dal primo nome, che tra l'altro è un nome molto importante, un colpo da 90 sarebbe per quanto mi riguarda, ovvero David Silva. David Silva alla Lazio, la trattativa c'è. Partiamo da questa considerazione, anche se ieri Tare ha cercato di mettere un po' le mani avanti e di calmare le acque dicendo che sì, la trattativa c'è, però tra il dire e il fare c'è il classico mare. Salvatore, secondo te è una trattativa fattibile quella tra l'ex Manchester City e la Lazio? Sì e no, mi spiego, nel senso che è un colpo alla Tare. Mi ricorda più o meno la trattativa Klose quando arrivò alla Lazio, che anche lì Klose percepiva un bello stipendio e si ridusse l'ingaggio, lo spalmò in più anni per sposare la causa Lazio. E l'ingresso in Champions della Lazio permette comunque di fare un investimento maggiore e giocatori di esperienza e di qualità sono stati una richiesta esplicita di Simone Inzaghi, che ha dato quasi un out alla società. Questa è anche un'altra nostra indiscrezione, che vuole giocatori pronti, vuole una rosa più ampia e vuole la possibilità di scegliere, perché ha capito anche in questo periodo di Covid che giocare ogni 3 giorni non è cosa semplice e affrontare la Champions lui la vorrebbe affrontare da protagonista. Ecco che quindi il nome di Davide Silva può essere quel regalo, quella ciliegina sulla torta per convincere anche Inzaghi a firmare il rinnovo del contratto. Io penso che avvenendosi incontro le due parti è un'operazione che si può fare e comunque visto che la Lazio gioca la Champions ha anche un appeal maggiore quest'anno sul mercato. Gian Maria, una percentuale sulla buona riuscita della trattativa? 30%? 30? 30% se diciamo qualcosa in più se poi tutto quello che ha detto Salvatore insomma si mette insieme, però per adesso 30%. Ora invece volevo affrontare anche in questo caso molto velocemente una nostra esclusiva di giornata, ovvero l'asse caldo che possiamo dire da sempre presente sulla 3 tra Roma e Napoli. È a tre, giusto, Salvo? Adottare Ovvero, il sole. come sappiamo e come abbiamo riportato quindi in una nostra esclusiva, c'è una trattativa molto importante che coinvolge i partenopei e la squadra, i giallorossi di Roma. Volevo
Vorresti parlarmene? Sicuramente. Allora, partiamo già dal presupposto che è una trattativa complessa, perché tira in ballo ben quattro calciatori, e sarebbe una sorta di maxi scambio, una maxi operazione con il Napoli interessato al Turco Under e al centrocampista Veretout, mentre la Roma ha messo gli occhi già da un po' sui Sai e ha chiesto addirittura di Arkadiusz Milik. Allora, la situazione è questa, prendiamola singolarmente. Per quanto riguarda Under, il Napoli, se vuole, il modo per portare Under a Napoli lo trova. Ha già l'accordo con il giocatore che ha dato la sua disponibilità. La distanza con la Roma c'è, ma non è eccessiva. Quindi Napoli, se vuole affondare il colpo per Under, prende e lo porta a casa. Discorso diverso per Jordan Veretout, perché lì l'operazione è un po' più complessa. È arrivato appena l'anno scorso. La Roma ha bisogno di vendere. Quindi lì andrei un po' più con cautela. Per quanto riguarda invece, per sintetizzare e stringere i giocatori che piacciono alla Roma, il Napoli valuta Isai e Milik nel complesso 60 milioni, che è la stessa cifra che nel complesso la Roma valuta Under e Veretout. Potrebbe esserci un maxi scambio che potrebbe mettere le pedine al posto giusto, perché alla Roma serve un terzino destro e un centravanti, al Napoli il centrocampista e l'esterno servono. E quindi si andrebbero a colmare quei vuoti che ognuno ha, e per di più si creerebbero per entrambe quelle famose plusvalenze che, come ben sappiamo, nel calciomercato hanno un'importanza molto, molto, molto importante. Scusa il gioco di parole. Quindi è un asse caldo, è un asse da tenere in considerazione. C'è stato un incontro da Giuntoli e Fienga. In questo momento Fienga ha preso in mano le redini del mercato della Roma, visto il caos che si è creato dopo l'addio di Petrachi, la L'allontanamento di Petrachi, sì. mezzalite con De Santis, la questione societaria. Quindi a Roma c'è tanta caciara, per dirlo anche alla romanesca, e quindi la trattativa c'è, è presente, l'interesse c'è, ma è una cosa che comunque andrà per le lunghe, che è una cosa da monitorare, e che seguiremo poi passo passo e vi aggiorneremo passo passo. Comunque l'asse c'è ed è caldo. E a livello di esclusive ce n'è un'altra presentata nei giorni passati e anche in questo caso parliamo di una trattativa, cioè oddio, parliamo di un nome molto altisonante legato all'Inter, ovvero quello di João Félix. Anche in questo caso, Salvatore, ti chiedo di farci una panoramica sull'intera operazione, anche in relazione ai nomi fatti in passato, e poi chiedo una domanda a Gianmaria. Faccio una domanda a Gianmaria. Vai, Salvo. Allora, ieri, se non erro, abbiamo appunto riportato in esclusiva che l'Inter ha effettuato un sondaggio, quindi parliamo di un semplice sondaggio per João Félix, un giocatore che non si è ambientato alla perfezione con il gioco di Diego Simeone, ma comunque è un giocatore che è stato pagato appena un anno fa 126 milioni di euro, quindi è una trattativa molto onerosa, e tutto dipende, l'unica condizione che potrebbe portare ad un ipotetico assalto a João Félix è la cessione di Lautaro Martinez, e quindi investire i soldi Lautaro Martinez per João Félix. È una trattativa in salita, difficile, ma il contatto c'è stato, il sondaggio è reale, è vero, e l'Inter dimostra ancora di puntare su giocatori giovani, dopo aver acquistato Hakimi dal Real Madrid, dopo essere vicino all'acquisto di Sandro Tonali. Il sondaggio c'è, e sarebbe quel classico crack e quel classico grande colpo che, diciamo, Marotta ha lasciato trapelare in alcune interviste. Ha sempre detto, per vincere serve il campione, per vincere non servono solo giocatori giovani, ma campioni. João Félix allo stesso tempo è giovane, ma ha le stimmate del campione. È una via di mezzo, ma un investimento molto, molto, molto oneroso. Vediamo se dopo questo sondaggio ci sarà un prosieguo nella trattativa. Gianmaria, secondo te Lautaro rimarrà a Milano oppure lo vedremo con la maglia blaugrana l'anno prossimo? Scusami se divago un attimo, perché l'ultima notizia che abbiamo prontamente riportato sul portale è che Immobile è molto molto vicino al rinnovo con la Lazio, quindi credo che sia importante dirlo, perché si muove subito la Lazio. Tare aveva detto immediatamente: noi dobbiamo costruire la squadra attorno a Immobile, Immobile rinnova, che è un'altra pedina verso Osimhen a Napoli, perché poi Immobile sembrava essere un po' l'alternativa. Detto questo, Lautaro resta se l'Inter non ha qualcosa di meglio. Abbiamo parlato di João Félix, perfettamente da Salvatore, perché Salvatore poi ha detto una cosa importante: non si è ambientato a Madrid e quindi potrebbe essere effettivamente un nome spendibile per il mercato dell'Inter. Però, io ci tengo veramente a dire questo: se
stiamo attenti a Messi, perché in questi casi, ecco appunto la domanda di Riccardo Della Porta, in questi casi entrano in gioco da fattori che sono molto più grandi di Juventus, di Inter, di Cristiano Ronaldo e di Messi. Entrano in campo due multinazionali come Adidas e Nike che potrebbero voler regalarsi e potrebbero voler regalare al calcio mondiale un'ultima stagione tra i due campioni più forti del momento, e perché appunto non portare Messi, giocatore rappresentativo Adidas, in una squadra Nike italiana, mentre Ronaldo, appunto, giocatore rappresentativo Nike nella squadra Adidas italiana. Quindi io più che gioco, Felix, terrei veramente d'occhio questa situazione, perché Tuning ha tutte le possibilità economiche e materiali di portare Messi a Milano. E Salvatore, quindi secondo te? io penso che. La risposta, scusami, quindi io credo che Lautaro alla fine andrà via. Io penso Salvatore, che. secondo te Dimmi, dimmi. Su quante Messi? possibilità ci sono di vedere Messi in Italia? Sì. Una su 1 milione. Io penso che morirà calcisticamente con la maglia blaugrana addosso. È troppo legato a quei colori, è nato lì, è cresciuto lì e finirà lì la carriera. Premesso ciò, io sono convinto che, ecco, appunto, Francesco Romano è d'accordo con me. Io penso che Suning, prescinde da se era parlato di Sancho, se era parlato di João Félix, adesso si parla di Messi, io penso che Suning ha nelle corde un colpo da 100 milioni e passa. Ha una potenza economica incredibile e potrebbe approfittare del Covid e di questo fair play finanziario un po' più elastico in questa stagione per effettuare veramente il classico colpo da 90, il classico colpo da 100 milioni. Io credo che l'Inter farà il grande colpo, ma non penso che questo grande colpo sia Leo Messi. Perfetto, allora proprio in ottica Inter, visto che siamo in chiusura, una carrellata su vari nomi. Innanzitutto Tonali, sappiamo che è in chiusura, quindi salvo la percentuale su Tonali all'Inter. Sale di giorno in giorno. Io non amo le percentuali, ma 70-75% mi mantengo ancora basso. Perché il calciomercato è imprevedibile, talmente imprevedibile che oggi mi ha stupito con la situazione Iachini, che io ci penso ancora a distanza di 5-6 ore, che Iachini era stato dato via, poi c'era De Rossi, cioè De Rossi sulla panchina della Fiorentina, poi c'era Juric sulla panchina della Fiorentina, poi c'era Marcellino sulla panchina della Fiorentina, poi c'era Di Francesco sulla panchina della Fiorentina e all'improvviso è stato confermato Iachini. Questo per farvi capire, non per fare ironia, ma per farvi capire semplicemente che il calciomercato nulla è certo e all'improvviso, così come al Milan ci siamo ritrovati con la conferma di Pioli, a Firenze anche lì tutti noi addetti ai lavori siamo rimasti sorpresi dalla conferma di Iachini. Quindi chissà che non rimarrà, che non ci sarà anche una sorpresa per quanto riguarda Tonali, ma al momento l'Inter è in netto vantaggio. E c'è un altro nome associato all'Inter che possiamo dire è stato ad un passo da tutte le squadre dalle squadre top del campionato, ma ancora rimane all'Hellas Verona, ovvero Kumbulla, perché è stato prima dato per certo al Napoli, poi dato per certo alla Juventus, poi alla Lazio, adesso all'Inter. Salvo molto velocemente, molto telematicamente, una panoramica sulla trattativa Kumbulla e poi l'ultima domanda a Gianmaria. Posso sintetizzare tutto con una battuta. Ogni qualvolta Kumbulla si avvicina a una squadra, si allontana allo stesso tempo. Quindi Kumbulla, vedremo. Al momento cioè, sembrava tutto fatto con la Lazio. Ci sono stati dei problemi per quanto riguarda le contropartite, che la Lazio non voleva dare via alcuni giocatori che il Verona chiedeva. Lì si è bloccato un po' tutto. L'Inter si è reinserita di prepotenza. Al momento l'Inter è in vantaggio, ma può darsi pure che domani mattina ci svegliamo con la notizia che Kumbulla vicino a qualche altra squadra, perché davvero è Attenzione, un giocatore misterioso. attenzione che se l'Inter è in vantaggio c'è anche un motivo, secondo me. Vai Gian Maria, vai. Vai, dillo, dillo. Skriniar. Skriniar va via. La so, Probabile. sì, lo penso anch'io. Se arriva, può partire Skriniar. Skriniar è uno di quei giocatori che ha mercato, molto mercato e che potrebbe arrivare quell'offerta irrinunciabile anche per l'Inter. E quindi Kumbulla sarebbe un'alternativa. E un altro giocatore che ha molto mercato e che sembra in partenza, così mi ricollego anche a quanto chiesto da Jenny, è Koulibaly. Koulibaly sembrava ad un passo dal trasferirsi a Manchester, ma notizia di oggi è che il Manchester City sta chiudendo per Aké. Quindi, secondo te, Gianmaria, qual è il futuro di Koulibaly e se ci sono ancora possibilità di che resti a Napoli?
Allora, cercherò di essere il più breve possibile, anche se è una questione che andrebbe trattata in maniera migliore. Koulibaly è un calciatore che va per i 20, anzi, ha compiuto, mi pare, 29 anni, completamente innamorato ed immerso nella città di Napoli, lui e la sua famiglia. È un calciatore che prende già parecchi soldi a Napoli, è un calciatore che gioca in una realtà importante italiana e europea. Non avrebbe motivo per muoversi, o quantomeno, magari con un accordo, un piccolo adeguamento contrattuale, non avrebbe assolutamente motivo per muoversi. Detto questo, però, Koulibaly è al settimo anno a Napoli. Koulibaly è un calciatore che appunto va per i 30 e da cui magari il Napoli può e vuole monetizzare. Gli 80 milioni di euro chiesti a De Laurentiis per ora non sono arrivati da nessuno. Il Manchester City non si spingeva oltre i, Salvatore, ricordami tu, 60, quanto è arrivato? Sì. 60 milioni circa. Il Napoli ha rifiutato categoricamente perché ritiene già 80 milioni un prezzo di saldo, considerando che qualche tempo fa per Koulibaly è stata rifiutata un'offerta di 113 milioni di sterline. E quindi ad oggi io ti dico che anche sentendo alcune notizie dall'oltremanica di un Gabriel che era già stato bloccato dal Napoli, che era un calciatore praticamente del Napoli, che ad oggi viene dato molto, molto, molto vicino all'Everton, mi fa pensare un attimino, ecco, quello è il calciatore che il Napoli aveva bloccato per sostituire Koulibaly. Ora, se lo lascia andare, considerando che era un giocatore praticamente già del Napoli, un motivo ci sarà. Quantomeno ci sono dei ripensamenti, c'è la possibilità concreta che Koulibaly possa restare, ma mi ricollego e chiudo a quello che ha detto Salvatore, il mercato è talmente rapido, è talmente strano che Koulibaly ad oggi rimane al 100%, domani ha firmato per il Manchester United, quindi non saprei. E l'ultima domanda che giro a tutte e due prima di salutarvi, quante percentuali, quante probabilità ci sono che Boga sia il sostituto di José María Caglione? Salvatore? Al momento poche, ma non per volontà di Boga, ma per volontà del Sassuolo e per la valutazione del cartellino che fa il Sassuolo. Il Carnevale ha dichiarato che Boga costa 40 milioni e passa. Quindi bisogna un attimo capire un po' il Napoli se ha la forza economica di investire così tanto per un giocatore. Ha proposto a mettere qualche contropartita, un Assi, un Smart Quit, ma il Sassuolo vuole solo cash. Io penso che alla fine, salvo clamorosi colpi di scena, Boga resta a Sassuolo per poi essere venduto tra un anno a un prezzo ancora più alto perché è un giocatore che veramente, veramente ha un potenziale fantastico. Vediamo un po' come evolve la situazione perché sembriamo essere ripetitivi, ma il calciomercato è così, è imprevedibile. Oggi ti devo dare una percentuale, ti dico che Boga all'80% resta a Sassuolo. Gian Maria, secondo te? In parte sono d'accordo con Salvatore, cioè non sarà un giocatore del Napoli per me, ma nella restante parte credo che Boga andrà via e mi ricollego a quello che ho detto prima. Ha una possibile cessione di Haaland da parte del Borussia Dortmund e un acquisto da parte del Borussia di Boga per una cifra che supera addirittura i 40 milioni di euro. Perfetto, allora io vi ringrazio. Bell'intreccio. Bell'intreccio. Io vi ringrazio, ringrazio Gian Maria, ringrazio Salvatore, ringrazio voi che ci avete seguiti e vi do appuntamento a giovedì prossimo per la nona puntata del Calcio nel Mercato. Ciao Ciao, grazie Salvatore, ciao ragazzi, ciao. Francesco, Ciao, ciao. ciao, 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 ciao. Ciao a tutti.